Allora. Quando è andato via Iado si sente meno la parola Liliana. Di Affinity vede Ravager. Ravager che ha sempre un impatto interessante in una partita, visto che si possono fare dei magheggi non indifferenti, dai. Può spostare sulle mainland, comunque anche in fase di combat, cioè si possono fare dei danni in maniera evasiva grazie a Ravager. Adesso infatti il giocatore di Affinity sta contando se può attaccare con due volanti in modo da che uno passi oltre il Restoration per poi buttargli sopra di tutto tramite Ravager. Di Ravager è comunque una buona pescata in questa situazione. Sì, Yado sarà andato a cercare Liliana. Cioè, avete idea dei suoi metodi di stalking? Potrebbe avere i numeri di tutte le donne che conoscete. Averle già aggiunte tutte su Facebook. Vabbè, allora vediamo comunque il giocatore di Affinity. Infatti, attacca con i due volanti. Vediamo se ha contato giusto. Vediamo quanti artefatti possiamo vedere. La testa 11. Lui adesso bloccherà per forza penso quello con lifelink. Logica. Perché ecco. Se blocca questo, va bene. Adesso vediamo quanti danni gli girerà tramite Ravager. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non sufficienti a ucciderlo, sicuramente. Non può ucciderlo in questo turno, da quello che mi sembra di vedere. A meno che non abbia un botto. Però inizia a sacrificare artefatti su Ravager. Se ha un botto può compromettere la partita, può seriamente compromettere. Catta, volevi commentare questa situazione? Sì, probabilmente quello che sta facendo è di sacrificare Ravager sulla terra animata per potergli uccidere l'angelo. Perché nel caso l'altro avesse la filtro rosso-verde, potrebbe fare Kikijiki e chiudere con Angelo e andare in combo. Potrebbe essere questa la motivazione di questo attacco, anzi di queste sacrificate su Ravager. Ok, quindi il giocatore di Affinity, calcolando appunto come abbiamo visto che non aveva sufficienti artefatti per chiudere la partita e probabilmente non ha un botto se non ha giocato in quella direzione, ha preferito togliere l'angelo per evitare una possibile scombata. Una scelta che comunque ha richiesto un certo numero di carte, quindi comunque dispendiosa, per una paura ipotetica. Ci può stare. Ai fini della race dopo non c'è nessun volante, quindi quella terra animata farà sicuramente i suoi danni, se la situazione non si risolve meglio. Quindi è una scelta di Affinity abbastanza conservativa, nel senso non ha voluto spingere su subito. E nel frattempo il giocatore di Pod continua a sciamare con i suoi Kitchen Finks e recupera le sue vite. Affinity che è sempre lì lì per prenderla la partita, ma sta lì. Il giocatore di Kickpod continua a tenerla in stallo. Il giocatore di Kickpod che sta aspettando il giusto top deck, mentre conta quanti danni, quanti turni sulla race può tenere. Vediamo se si riesce a vedere qualche mana. Stanno rifacendo i conti. E i conti si fanno in fretta, nel senso che può attaccare solo con i volanti. Sono 4, 4, 4.
4, 5, 5. Nella situazione attuale servirebbero 3 turni di race. Come ti sembra questa partita, Katta? Ma mi sembra... non saprei esattamente un aggettivo che da trovare. Vabbè, una partita, cioè, in stallo. Molto in stallo, cioè... Affinity non sta facendo molto. Intanto stanno richiedendo l'intervento di un judge per sapere il time, che abbiamo comunque sul sito di Molulo, che possiamo consultare in qualunque momento durante questo torneo. Nessuno dei due probabilmente ha uno smartphone. Nessuno dei due è a campo. O nessuno dei due è a campo. Allora, vediamo. Signal Pest. Signal Pest abbastanza ininfluente in questo momento. Ah, è sceso a 6, no, beh, allora sì, fa quei due danni in più. Quindi, giocatore dei pod un po' alle strette, nel senso a questo turno per fare qualcosa che un po' sistema. No, è influente, infatti, Kata, è influente perché c'ha l'Ethereum che sta già pompando. Vediamo se il giocatore di Pod riesce un po' a uscire da questo stallo. Ok, un bloccante. Il giocatore di Affinity conta ancora la race. Probabilmente alla fine andrà ad attaccare comunque con le sue mainland e il Signal Pest. Infatti. C'è il paradiso lì a bloccare. Quindi se ne becca 4. Se non sbaglio, sì, esatto. Quarto, quindi ultimo turno per i giocatori di Pod per fare qualcosa. Vediamo cosa ha pescato. Non riusciamo a vederlo. Se no, guardarsi, spensa. Giocatore di Affinity che intanto giochicchia un po' con la penna. Ha pescato Pod. Pod è un buon top deck in questo momento. Se non fosse a 2 punti vita. Appunto. Se non fosse a 2 punti vita. Ma è un buon top deck. Intanto comincia ad andare a 4. Probabilmente prenderà Restoration. Probabilmente. Andrà a 6 e avrà il suo bloccante. Spam è incapibile il motivo per cui ci sia così tanto spam. E dire che abbiamo mandato anche via Yaddo apposta per avere meno spam. Allora, partita questa molto più interessante della prima. La prima abbiamo visto una partita sufficientemente lineare con il giocatore di Affinity che ha malligato pesante e il giocatore di Pod che ha fatto poco niente se non attaccare. Invece in questa abbiamo visto un Affinity comunque non al massimo della sua prestazione, ma che ha portato avanti una race. E il giocatore di Pod che ha dovuto fare muro finché non ha avuto
il top deck appunto del pod, che ha un po' ristabilizzato la situazione. Quindi il giocatore di pod inizia ad attaccare. Attacca col Kitchen Fink, nonostante il parante, sicuramente per guadagnare altre due vite. Più Liliana, dopo cercheremo un'altra foto su Facebook di Marika Baldini per dare più Liliana. È chiesto dalla chat, Mottini, cioè, non ti lamentare, mi guardare con quella faccia. Comunque, adesso il giocatore di pod con quella top deckata può decisamente cominciare a imporre il gioco dopo averlo semplicemente stoppato. La prima mossa è stata appunto recuperare vite e mettere un bloccante. La seconda probabilmente sarà chiudere. Pod è gran carta di questo formato, quella è una carta che mi piace molto. Pod è sicuramente un bel mazzo da giocare, da quello che l'ho visto, provato, è proprio un bel mazzo comunque. Questo formato che molti non piace, è una bella perla. Come adesso qua abbiamo un blocco, su con l'angelo, che uccide l'angelo, un graggio che distrugge il pod, e il giocatore di pod che si ritrova di nuovo alle strette a due punti di vita. Senza bloccante e senza pod e solo al top deck e senza appunto bloccanti volanti, quindi tendenzialmente se questo top deck non è buono il giocatore di Affinity ha chiuso la partita. Prova un attacco disperato in cui spera un blocco per guadagnare qualche vita. Ma probabilmente non servirà neanche a nulla questo. Ma se blocca voce rendendo quindi, facendogli quindi mettere un pedino che può essere ininfluente in questa situazione. E ammucchia, partita finita. 1-1. No, 1-1, scusa, 1-1. 1-1. Ah, Paxu, come... Rieccomi. Allora, rieccoci qua. Allora, possiamo vedere intanto quanto tempo manca, che è un'informazione che potrebbe tornare... Lulo.it. C'è la possibilità di vedere il timer. Ovviamente il timer è un pochino diverso rispetto al 5 minuti, perché però loro avranno almeno 5 minuti in più, quindi hanno ancora 10 minuti. Questo è il timer della partita, quindi tra l'altro sono entrambi due mazzi veloci, quindi potrebbe finire. Devono vedere l'esperienza di Davide, che pur avendo vinto, pur avendo solo 10 minuti, si mette lo stesso a fare play shuffling, perché avere il mazzo mescolato male potrebbe essere molto più rilevante rispetto ad avere 20 secondi in più per la partita. Quindi mescolate sempre bene, ovvietà su ovvietà. Andiamo avanti. Allora, intanto facciamo una cosa. Giriamo su PTQ Online lo streaming. Quanto siete? A 53? Dai, adesso possiamo sponsorizzare su PTQ Online, che mi hanno detto che il Pro Tour l'ha vinto UVR. UR. Ha vinto UR. Il PTQ, no, il Pro Tour. Pro Tour dovrebbe aver vinto Blue Moon. Sì. Quello con 4 Moon. Sì. Sì, quello asiatico. Sicuro che volete andare su PTQ Online, no? Rimango un po' per un po'. Vabbè, via. Allora, andiamo su... Intanto noi siamo sul nostro PTQ Online, così almeno aumentiamo il nostro numero di spettatori, che siamo a 50, 40, 49. Se la giocano abbastanza bene. Sì, 10 minuti ce la possono fare ancora. Poi ci sono anche quei famosi... Quanto hanno ancora? Hanno meno di... Hanno, avranno 5 minuti. Però hanno dei minuti extra, che gli hanno dati prima a Biffi. Per quello. Non sappiamo quanti minuti hanno ancora, perché gli hanno dato dei minuti in più, ma non sappiamo il numero esatto. Non so se 2, 3 o 5. Ho detto un po'. Sì. Allora, intanto... qua... Vediamo un po' la partita che piega prenderà. 1-1 intanto. Su chi punti te? Allora, vediamo un po', vediamo le quotazioni. Su Davide, quindi su Affinity o su Kikipod te, Luca? Partenza a parte, ricordiamolo, Kikipod.
stanno giocando entrambi bene. Il giocatore di Affinity comunque non sta giocando da ignorante, sta valutando le possibilità dell'altro, e il giocatore di Pod sta più seguendo il suo gioco sicuramente, però non sta facendo errori. Secondo me, al momento che sta per partire il giocatore di Pod, secondo me è molto più avvantaggiato in questa situazione, visto che parte lui. Può fare una partenza anche a strappo con acceleratore, e se il giocatore di Affinity esita un attimo, rischia di finire la partita in fretta. Catanita, hai qualche altro pronostico? Io sinceramente punterei su Caprioli, data comunque l'esperienza che ho avuto sia giocandoci contro, sia vedendolo giocare nell'ultima stagione dei PTQ, dove l'ultima volta mi ha buttato fuori da un atopotto, però... Non ci interessano le storie tristi. No, però comunque sia, secondo me, no, merita davvero tanto. Ecco qua, quindi abbiamo sentito due pareri contrastanti. A mio avviso, Ale, sei una merda. A mio avviso sta un pochino sopra Kikibod in partenza, perché parte lui, è già possaide, quindi potrebbe avere delle carte di hate. Sicuramente ha più carte di hate, come ad esempio adesso abbiamo visto il Casali. Insomma, ce la può fare. Intanto qui stiamo scrivendo, abbiamo scritto tutto in maiuscolo come... come quelli che urlano su Facebook, gran voce questa. Ok, sparalo su PTQ Online. Sì, sì, anche esatto, secondo me. Le stesse cose che ho detto io. Anche quello che ha detto Luca, quello che ho detto anch'io, quindi... E intanto nel dubbio i nostri campioni continuano a ripassarsi il bel Magic sulla pagina di Marika. Marika Baldini. Quanta pubblicità. Dici la perfezione non esiste. Vabbè, ha un po' di flaccidine. Sì, dove? Dove? Un po' di non la vedo, non la vedo. Però le tette rifatte, secondo me. Tanti mi stanno dicendo che brutte cose, anche un altro me l'ha detto, anche Kenneth. Io non ci credo, perché io credo nelle No, secondo me le tette rifatte. Io non lo voglio scoprire. Anzi, come non lo voglio scoprire? No, lo voglio scoprire se c'è un modo. Poi se non Mulica più possibilità dice chi è per chi volesse sapere, vabbè, Luca l'ha detto a un judge, proprio perché ce l'ha con i judge, soprattutto femmine, soprattutto con il cognome Mottini. Era un gioco da uomini una volta, non c'erano robe come cosplay, judge donne, insomma. Bel Magic di una volta, solo uomini duri e puzzolenti. Esatto, la puzza è rimasta, ce la stiamo portando ancora dietro. Paxu l'hai tirata, sì, io sono molto famoso per essere fantastico nei pronostici. Tra l'altro ha mal ligato la mano che credo, no. Io nei pronostici in genere sono fortissimo nel calcio, tipo indovino sempre ai mondiali, europei e tutto. E nel calcio invece, cioè nel Magic è una cosa incredibile, chi punto muore nell'ultimo periodo. Invece vediamo un po'. Il giocatore di Pod è partito bene, è partito subito a terra acceleratore. E quindi è un'ottima partenza per il giocatore di Pod, soprattutto on the play. Il giocatore di Affinity ha fatto dal suo canto una partenza normale. Sì. Terra segna il peste, che significa pochi danni dopo. Zero? Zero. Zero per due. Zero per due. No, non è Nexus. Ma non attacca di Nexus. E poi con di danni sono sicuramente zero, sono di Infect. Danni Infect. Katta intanto sta andando a indagare se le tette sono finte o no. Vai Katta, appena lo sapremo. Tutti lo vogliono scoprire. Mandate Katta come emissario. Allora vediamo un pochino. Intanto è entrato di secondo. Cosa ha giocato il nostro Oppo? Non riesco a capire che carta. No, questa carta qua mi sembra un Birthing Pod. Però presso. No, il cazzo è quello qua. Wall of Fruits. Muro di bocciuoli. Muro di bocciuoli. Che tra l'altro è molto forte in generale all'inizio. Non è un muro di bocciuoli. Muro di bocciuoli. No, vabbè, ragazzi. Wall of Fruits. Non ci ricordiamo la traduzione. Sembrava Pod, però. Muro di radici. Muro delle radici. Non ci sono più le figure di una volta. Comunque è stata rimossa con Metalcraft, nel dubbio. Ho lasciato censore contro A. Era un censore quello? Uno è un censore, sì, sì. Ha sedato dentro uno, è ben diverso. Ha sedato come? Censore contro AFO? Ha sedato un censore contro AFO, sì. Allora, il motivo per cui l'ha sedato credo che sia un volante 2-1. Ah, vabbè. In sinergia con due Path Exile. Però vedete, adesso ha pescato una carta fortissima che è il Murder. Murder è fortissimo perché fa sia da rimozione che da critters. In più, se dovesse vedere un Pod, insomma, i danni... cioè,
fa sia da rimozione che da tutorial per 5, insomma, può fare veramente la differenza. Il mio favorito adesso è Pod. Pod è il nostro favorito di tutta la nostra salettina cicciocratica. La cicciocrazia ha detto Pod. Pod. Anche se non abbiamo apprezzato la side out del sensore, nonostante sia un volante, però, cioè, secondo me non ne vale la pena. È lento, non ne vale la pena. Però a destra, a sinistra. La partita concessa. Ha già mucchiato. Vabbè, cosa deve fare? Più che altro, non avendo Metalcraft, non avendo nessuna spell da fare, Affinity contro 5 danni di race, poverino Davide non ha giocato, però è uno dei rischi che si può prendere, cioè uno dei rischi di Affinity. Cattani gliel'ha proprio tirata, Cattani che ha detto: Davide, io ci ho perso quella volta, allora morirà. Catta fuori per rating anche oggi. Catta che non ce la farà nel rating. Ricordiamo che nella Catta League c'è stata la sfida Catta contro rating, ha vinto rating un'altra volta, 2-0. Cioè proprio la rivincita rating, no, non c'è stata, rating ha vinto ancora. Catta se la rifarà prima o poi. Intanto qua l'Anda Pod GG, non siamo arrivati neanche all'Anda Pod. Ma anche questa foto non è male, quella dove non è al vestito da Liliana. Ragazzi, qua continuiamo a passare dei link per migliorare le vostre capacità come giocatore di Magic. Così miglioriamo un po' tutti. Vi stiamo allietando con la giornata. mica male. La Liliana dal vivo, peccato che non l'hanno fatta travestire come nella foto che abbiamo messo noi. Ma si veste sempre da Liliana o poi cambia? Placewalker, no, sempre no, Liliana. No. Ormai è Liliana. 1500 euro di vestito, Il vestito è costato un pochino tanto, non diciamolo troppo. Non certo. Diciamo la cifra, ma supera i 1000, quasi come un vestito da sposa, quindi... Sì, vabbè, il vestito da sposa con 1000 euro te lo picchia. Il vestito comunque è stato fatto delle famose sartorie, anzi non sartorie, diciamo case produttrici. Bimbi cinesi. Made in Taiwan, minchia, ma lei è made in Italy, cazzo di Dio. C'è Yaddo che è pericoloso averlo alle spalle mentre guardiamo queste foto, perché ho paura di sporcare. Si sentono dei porchi, non indifferenti, guardando le foto. Sì. Che brutta ragazza, molto brutta. Non ci viene a trovare un'altra volta, Liliana. Se vuoi convincila. Liliana che, vabbè, ha rapito i cuori di giocatori. Tette rifatte palese, vedo che un altro se n'è accorto, sono d'accordo. Sono rifatte, ma ragazzi, la bisogna vita... andare a toccare subito, a dopo. Vai, Luca va a controllare. Allora, qua vince alla fine il nostro... Vince Russo. Non segnerò il risultato perché sennò qua faccio crescere tutto. Sembra, ma la nostra locandina non è fatta con Paint, che è il mio programma preferito. No, Yaddo, non toccare, ti assicuro che è fatta. Ah, Yaddo non stava in realtà qua. No, Yaddo, sembra un morto. No, fermo. È il mio. No, fa niente. Cioè, Yaddo sta mettendo mi piace a ogni foto di questa ragazza. Il problema è che è sul mio contatto di Facebook e io ho ancora una dignità. Ma che cazzo di dignità c'hai? Ma se prima c'avevi le mani dentro le tasche quando è entrata, che dignità c'ha? Quella se non metti mi piace non sono io, non mi riconosco. Mi stanno mettendo mi piace a tutte le foto di questa ragazza, cioè mai lasciare il proprio Facebook. Con che ne dite, la rivolete vedere in streaming o no? Ah, esatto, facciamo una cosa, se arriviamo a un buon... Mandiamo catta. Se arriviamo a 100 utenti connessi su Twitch, la richiamiamo al volo. Se non arriviamo a 100, la andiamo a vedere solo io e... No, basta. Metti mi piace. Ma quando è vestita non mi piace questa foto. Ma no, non è merita un sacco. Vabbè, glielo diremo. Che puttana. Ma qua mi piace. Metti mi piace. Ma quando non ha ricevuto? Vabbè, io l'avviserò a questa ragazza che tra l'altro... Ma mi piace anche quella, ma guarda, cioè vestita è più buona che nuda. Qui il commento sta diventando sempre più... No. È più buona vestita che nuda, il commento di Yaddo. Allora, intanto facciamo un piccolo break, riprendiamo tra pochissimo con un'altra partita e anche con un'intervista. Alla prossima, rimanete sintonizzati, la prossima partita la seguirò io. Ciao!